Nicolas Presciutti inizia un'altra competizione importante perché al di là del campionato europeo c'è un passo olimpico da conquistare. Sì, sì. Poi diciamo che tutte quando indossi la calottina dell'Italia qualsiasi partita è importantissima. Sì, dobbiamo andarci a guadagnare il passo per le Olimpiadi, non vediamo l'ora di scendere in acqua, siamo carichi, siamo allenati bene, siamo concentrati e iniziamo questo percorso sperando di raggiungere già qua agli europei il passo per le Olimpiadi. Feste di Natale stravolte tra Cagliari, Malta e adesso il campionato europeo, che messaggio può arrivare, ecco, che messaggio mandate voi? Giovani che vi dedicate a uno sport del genere così agonistico, magari ai vostri coetanei? No, quando vuoi fare lo sport a un certo livello c'è bisogno di tanta dedizione, disciplina, ci devi mettere tutto te stesso, alla fine non lo so, a me non è pesato perché poi questa è la nostra passione, quando fai con passione non ti pesa, non fa la vacanza o non sta con gli amici, ho fatto 2 giorni a casa con la famiglia. Siamo felici così, stiamo bene, basta. Del girone Georgia, Grecia, Ungheria, che tipo di raggruppamento è? Sicuramente è un bel girone, Ungheria e Grecia hanno già il passo, sono già qualificate per le Olimpiadi, però comunque anche loro scenderanno sicuramente in acqua per arrivare più avanti possibile. È un bel girone perché siamo 3 squadre di livello, tutte e 3 puntiamo alla vittoria finale, la Georgia secondo me è un passino indietro però è cresciuta molto negli ultimi anni, c'è qualche giocatore straniero diciamo di livello, quindi sicuramente non è una partita da sottovalutare. Grazie.